Ciao ragazzi, eccomi qua. Allora, come avete visto, sono andato in un supermercato molto famoso praticamente in tutta Italia e ho comprato questa box di sushi al supermercato. Penso che tanti di voi abbiano visto in tantissimi supermercati appunto questi box di sushi e io adesso sto tenendo le mani così perché non voglio rivelare più che altro dove l'ho comprato, chi lo produce, eccetera, eccetera, anche per non avere casini, diciamo, no? Che magari qualcuno se ne può risentire, perché mi è già capitato, quindi lasciamo le cose che vadano così. Allora, io innanzitutto lo andrò ad aprire, dopodiché, appena aperto, andremo a vedere che cosa troviamo all'interno di questi box. Il costo, il contenuto, andremo a leggere proprio nell'etichetta quello che andiamo a trovare in questi sushi al supermercato e poi vi dirò la mia. Ok, adesso apro. Bene, ragazzi, eccomi qua di nuovo. Ho aperto il tutto e questo è quello che troviamo all'interno. Come potete vedere, aspettate che lo giro. Abbiamo due nigiri di gambero cotto, due nigiri di salmone, degli osomaki con, non lo so che cosa, qua mi sembrano un po' di carote, questo nel mezzo non riesco a capire bene che cosa sia, salmone forse, e due uramaki, anche questi non so bene con che cosa siano, questo mi sembra un po' tipo qualcosa di particolare, tipo non so, Philadelphia, pomodoro, tipo qualcosa di messicano, magari roba del genere. Vabbè, all'interno troviamo questa foglia tipo di decorazione che non so bene a che cosa serva, magari per l'impiattamento, tipo far finta come se fosse l'erba, però non si usa più neanche, poi plastica, via. Una salsa di soia hanabi, abbastanza buona, e il wasabi hanabi, anche questo abbastanza buono, ogni tanto questi qua li utilizziamo anche noi. Ma andiamo a leggere l'etichetta. Ho qui di fronte a me l'etichetta. In T c'è scritto riso cotto condito, riso, salsa di aceto, acqua, zucchero, aceto di miele, di mele, scusate, sale, tralosio, salsa di soia, acqua. Vabbè, comunque salsa di soia con acqua, zucchero e aceto di mele. Qua ci abbiamo già subito la prima differenza perché noi, per esempio, non utilizziamo aceto di mele, utilizziamo un aceto per sushi di fiori che è molto, molto, molto più indicato per il sushi. Poi vedo qua mazzancolle tropicali decongelate, precotta, mazzancolla tropicale che è il gambero cotto, questo, salmone, questo è con salmone cotto, salmone cotto. Dove siamo? Olio extravergine d'oliva, sale, formaggio. Questo quindi è formaggio, non è Philadelphia. Dopo cosa abbiamo? Dopo cosa abbiamo? Semi di sesamo. Vabbè, qua appunto dà tutta la dicitura di tutto il resto, però non ho ben capito qua che cosa c'è qua in mezzo. Questo qua c'ha dentro i peperoni anche. Perché leggo amido. No, 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 no. Vabbè, questo c'ha dentro anche i peperoni, quelli rossi, quindi vabbè, sì, una roba tipo messicana. Niente, andiamo ad assaggiare. Pronti con le bacchette, andiamo a strofinarle per bene, lo andiamo ad assaggiare. Io non è che sono molto, molto convinto, vi dico la verità, perché comunque già la presentazione non è convincente, vi dico la verità, perché a vedere il riso lo vedo molto molto mappazzoso e per una questione anche di conservanti magari che hanno all'interno non è proprio il massimo, quindi partirei magari con questo osomaki. Come vedete, qui sotto lascia un po' di liquido, essendo che rimangono tanto tempo fermi, perché questi, vediamo se c'è scritto quando è stato prodotto. Da consumarsi entro il 24.02, bene, entro 2 giorni. Fondo, data di produzione. No.
data di produzione non ce lo dicono, non riesco a trovarlo, la data di produzione non riesco a trovarlo, vedo solo che è da consumarsi entro 2 giorni. Bene, quindi comunque rimane una pattina molto, lo vedete, un appiccicaticcio qua che non mi piace proprio alla vista, non mi piace. Stesso discorso per gli uramaki, guardate qua, praticamente all'interno c'è pochissimo condimento, come potete vedere, e tantissimo riso. E questo riso, ragazzi, credetemi, è un mappazzone incredibile, perché come vedete non riuscite a distinguere i chicchi, è la prima cosa appunto in un buon uramaki è distinguere i chicchi, e poi qua come vedete deve essere bello pieno, invece qua abbiamo un ripieno abbastanza scarso. Questo vassoietto è costato 6,99 euro mi pare, però come detto abbiamo 2 fettine di salmone, 2 di gambero cotto, di pesce diciamo, o comunque di pesce crudo, abbiamo solo 2 fettine di salmone, tutto il resto non ha, diciamo, un po' verdure, non Philadelphia, quindi hanno una pasta di latte, e il gambero cotto, quindi di pesce c'è veramente poco, e ad un prezzo alto, perché 6,90 euro comunque per queste cose qua lascia un po' a desiderare. Questo uramaki qua col peperone non mi piace proprio neanche all'odore, nemmeno questa spezia che c'è all'intorno. Magari qualcuno vuole fare un po' di innovazione, cose così, ma non ci azzecca. Inoltre questa cosa qua va a contaminare un po' anche nell'odore tutto il resto, perché essendo chiuso, questo qua sono delle spezie molto molto forti, e quindi va a contaminare un po' tutto quello che c'è nel box, e non è che mi garbi tantissimo. Andiamo a scoprire, mettiamo questo da parte, scopriamo un nigiri di salmone. Guardate come vedete, ragazzi, si attacca, si appiccica uno all'altro, perché è molto appiccicoso, guardate qua. No, vabbè, mettiamo via e vediamo questo nigiri di salmone. Vabbè, questo nigiri è sicuramente fatto a macchina, perché questa forma quadrata perfetta, sì, rettangolare, scusate, perfetta, del riso sicuramente non è fatto a mano. Vedete qua, la vedo difficile che sia fatto a mano, o comunque deve essere una mano molto meccanica, ecco, come dire. Il riso anche in questo caso lo vedete che è molto 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 scarso, perché è scarso di qualità, intendo, perché proprio di fattura, perché vedete che è molto appiccicoso, mappazzoso, e non è proprio il top. Il riso, il salmone normalmente dovrebbe essere molto più lungo, a parte che la pallina di riso dovrebbe essere un terzo in meno, e il nigiri dovrebbe scendere con una linea in questa maniera da tutte e due le parti. Come vi ho detto prima, vedete qua, è stato contaminato dall'uramaki speziato, che chiaramente va magari anche a modificare il gusto del pesce. Al naso non sento odori, sento gli odori di questa cosa qua, sinceramente, sento odori di peperoni, di spezie, e quindi sicuramente non sento il salmone, anche se il salmone comunque non deve avere odore, però qua non ci siamo, secondo me. Vediamo un po', questi qua sono gli osomaki, questo all'interno non so che cosa sia, vediamo che lo tiro fuori un attimino. Questo che cos'è? Potrebbe essere, se non vado errato, potrebbe essere tipo un l'uovo in stile giapponese. Questi qua sono delle fettone che si trovano di solito anche congelate, oppure tipo okonomiyaki, una roba del genere, no? Mi pare che sia quello, quindi veramente di pesce, ragazzi, qua abbiamo poca poca roba. Questo mi pare che sia
Salmone, però guardate come si è bruciato il salmone, perché a differenza di questo, che ha un colore già un po' migliore, questo è proprio un salmone molto 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 bruciato in superficie. Addirittura qua vediamo se ho trovato forse una spina. No, non ho trovato questo pezzo qua, ma non so che cosa sia. Forse una spina, lo mettiamo giù. E quindi no, bene, questo è l'osomaki con una sorta di julienne di carote e vabbè, poco invitante, poco invitante. L'uramaki qua l'abbiamo visto e andiamo a vedere invece l'altro nigiri con il gambero cotto. Anche qua, ragazzi, come vedete, io questi qua sono dei nigiri fatti a mano meccanica, quindi secondo me non fatti a mano, perché appunto sono uguali l'un con l'altro, praticamente stesso stampo. Questo qua è fatto con lo stampino. Questo è sicuramente stato fatto con lo stampino e una mazzancolla sopra normale, diciamo che è un prodotto comune che un po' usano tutti quanti questi. Questa è una sushi ebi, si chiama, nel gergo tecnico nostro. È una pezzatura un po' piccolina, di solito noi usiamo una pezzatura quasi che il doppio di questa, più grande, e anche qui almeno un terzo in meno del riso. Ok, andiamo a provare, proviamo questo, è che io proprio faccio grande fatica, lo mangiamo così perché so già che cosa vado incontro, sinceramente, solo guardando il prodotto. Il riso, ragazzi, è not good. Non è buono, ma non è buono nel senso che ci fa qualcosa del male, ma non è buono proprio come sapore. Io che mangio il sushi tutti i giorni, e di riso, credetemi che ne ho mangiato tanto, tantissimo. Qua sento esclusivamente sapori, sento tanto dolce, quindi secondo me usano tanto zucchero proprio per compattarlo così, zucchero e sale. L'aceto di mele ha tutta un'altra consistenza rispetto all'aceto di fiori che utilizziamo noi, e il riso non ha una consistenza precisa per come lo richiediamo noi, per esempio noi del Banshee, e quindi risulta molto mappazzoso. Questa cosa qua dopo lo senti anche quando mangi, e quindi la prima differenza è il riso. Il riso, questo è not good. Il salmone. Anche il salmone qua non ho grandi aspirazioni, perché guardate quanto ha rilasciato questo salmone, come è tutto unto, perché con lì è tutto il grasso che il salmone lascia poi nel tempo, però al palato ad un certo punto un conto è quando è fresco, viene lavorato, non deve essere opaco, deve avere una patina comunque di lucentezza, no? Una patina di no, non deve essere opaco, ok? Però è una cosa che tagliata sul momento ti dà quell'effetto. Questo invece è quando proprio rilascia il grasso del salmone, essendo che il salmone comunque è un pesce ricco di grassi, e quindi rilasciato nel riso e tutto, non dà una consistenza buona e ti dà in bocca una sorta di, non so se avete presente, tipo lo slime, no? Not good, no, bene. Quindi io mi rifiuto di mangiarlo, nel senso che dopo aver mangiato questo qua col gambero cotto, non è invitante, vi dico la verità, non è invitante. Vi ho spiegato un po' quali sono anche le differenze, come dovrebbe essere questi nigiri, il riso, e in generale comunque il prezzo è molto alto. Quindi quello che io vi posso dire, se non avete altra scelta che comprarlo al supermercato, continuate a comprarlo nel supermercato, però sappiate che il gusto del sushi è qualcosa di diverso, del sushi fresco è qualcosa di diverso, e
e invece se avete l'opportunità invece di andare in un ristorante a mangiare, è meglio che andate a mangiare in un ristorante, però non è detto che sia molto più buono di questo, perché ci sono dei ristoranti che fanno come questo o peggio di questo, quindi bisogna scegliersi anche il giusto ristorante e andare a vedere un po' delle accortezze. Come vi ho spiegato, quindi il riso, andate a vedere se è un riso, il fatto di essere fatto a mano il riso, quindi il fatto che il sushi man ti faccia il nigiri a mano è comunque una componente importante, perché dosa la giusta quantità di riso, sa, ha il tatto, quindi voi sentite, anche quando mangiate, sentite proprio la mano del cuoco, quindi ed è importante, perché si trasferisce la professionalità e l'amore per questa cucina, per questa cultura, direttamente nel nigiri. Credetemi che se chiudete gli occhi sentite anche voi quello che sente lo chef. In questo caso qua appunto ho fatto tutto a macchina e quindi il risultato non è buono. Questo uramaki qua invece con i peperoni e cosa, io non sono molto amante delle cucine, più che altro del sushi fusion estremo, nel senso che non mi piace tantissimo andare a mettere più che altro anche peperoni, che è una cosa molto difficile da mangiare, vedo tipo rucola, non so che erbe siano, queste spezie molto molto invadenti nel riso, o si azzecca veramente la combine giusta, o se no si rischia di fare un vero pasticcio, e qua secondo me ci sono riusciti a fare il pasticcio, e quindi niente, guardate ragazzi, questo adesso io lo darò da mangiare a Biba, my dog, e niente, se vi è piaciuto questo video cliccate like, scrivetemi se avete mai mangiato il sushi del supermercato, cosa ne pensate, cosa pensate di questo video, e lasciatemi i vostri commenti, condividete il video e noi ci vediamo next time. Ciao!